In questa puntata. Sapevate che il pesce palla è velenoso? Se mangiato da un uomo, il veleno può paralizzare il diaframma e causare la morte per soffocamento. Vedrete come in appena 5 secondi il colibrì riesce a battere le ali quasi 350 volte. Scoprirete che l'elefante è definito una specie chiave del Serengeti. Se non esistesse, molti altri animali scomparirebbero. Ma adesso scopriamo insieme che cos'hanno di davvero speciale questi animali. Benvenuti nel loro favoloso mondo. Possono sembrare degli organismi inanimati, ma in realtà sono vivi. E per la precisione, ospitano il 25% della vita dell'oceano. Dei piccoli esseri detti polipi vivono nelle crepe delle barriere coralline e producono quello che vedete qui, un esoscheletro che sembra fatto di calcare. Le barriere crescono e svolgono una funzione fondamentale per tutte le creature che vivono al loro interno. Spesso i nomi che diamo a queste creature sembrano privi di immaginazione, perché imitano quelli di animali terrestri a noi più familiari. Pesce farfalla, pesce facocero, pesce pappagallo, cavalluccio marino e rana pescatrice. Coraggio, usiamo un po' di fantasia. Ogni creatura della barriera corallina ha un ruolo che lega la sua sopravvivenza a quella degli altri. Il pesce chirurgo e il pesce palla hanno una difesa speciale contro i predatori. Sono velenosi. Il pesce palla è un piatto molto amato in Giappone, ma se non viene pulito correttamente, può essere letale. Il pesce palla contiene delle tossine molto potenti e, in pratica, quando un predatore o una persona ingerisce questa tossina, subisce una paralisi muscolare. Questa difesa naturale permette al pesce palla di sopravvivere più facilmente, predando una grande varietà di specie che altrimenti sovrappopolerebbero la barriera. L'incredibile camaleontica piovra della barriera è un predatore eccezionale che mantiene la quantità di pesci nell'ecosistema ad un livello gestibile. Poi ci sono i gamberi pulitori. Un pesce come una grossa cernia si ferma a questa stazione di pulizia e i gamberetti pulitori vengono fuori e vanno nella sua bocca per raccogliere i pezzetti di cibo. Sono noti anche per pulire le branchie della cernia. Quindi, mentre il gambero ha il vantaggio di fare un buon pasto, la cernia si ripulisce dai resti di cibo. È una cosiddetta relazione simbiotica. Due specie diverse ottengono un beneficio reciproco. E questa interessante creatura, il pesce damigella, svolge un ruolo simile a quello di un altro animale terrestre, l'uomo. È un agricoltore esperto. Il pesce damigella coltiva le alghe che adora mangiare. Inoltre, non si limita a farle crescere, non fa avvicinare nessuno e le protegge con forza attaccando gli altri pesci. Sembra addirittura che abbia aggredito sommozzatori e nuotatori che si sono avvicinati al suo orto. Proprio così. Le creature nella barriera corallina collaborano come una perfetta orchestra accordata e armoniosa. Ciascun organismo è uno strumento finemente accordato con uno spartito da seguire, tutti accuratamente bilanciati a formare una sinfonia perfetta. In questo caso, più da ammirare che da ascoltare e da proteggere ad ogni costo.
Adesso scoprirete perché il cuore di un colibrì batte 20 volte al secondo. E inoltre vedrete in che modo i pappagalli aiutano la vegetazione della foresta amazzonica. Si estende per 500 milioni di chilometri quadrati, tocca 9 paesi e costituisce più della metà delle foreste pluviali rimaste sulla Terra. Con una estrema varietà di creature, è una vera meraviglia della natura. Nella foresta amazzonica spicca uno degli animali più belli del pianeta. Una gamma meravigliosa di colori con una vita da vera amante dei cambiamenti. Questi cambiamenti si chiamano metamorfosi. La farfalla affronta una metamorfosi completa durante il suo ciclo vitale. Nasce da un uovo, dopo passa alla fase larvale, a quella della crisalide e infine alla fase adulta. Anche l'uomo vive fasi diverse, da quella di neonato singhiozzante a quella di adolescente ribelle, fino alla saggezza dell'età adulta. Ma per la farfalla è come se passasse da una specie all'altra, da visciri bruchi a meraviglie alate. Nella foresta pluviale, la farfalla ha il ruolo di impollinatrice e vola da una pianta all'altra succhiando il nettare con la sua spirotromba. I granelli di polline che restano attaccati alle ali, alla testa o alle zampe cadono sugli organi femminili di un'altra pianta, fecondandola. Non lo fanno di proposito, è un incidente, ma molto positivo. Un altro impollinatore della foresta pluviale è il colibrì. L'aspetto più affascinante di questa creatura è il suo volo statico. Il colibrì è rinomato per la velocità del battito delle sue ali. Le batte molto velocemente, all'incirca 70 volte al secondo. Pensateci per un secondo. Ok, tempo scaduto. Nel secondo che avete passato a riflettere, il colibrì ha battuto le ali 70 volte. Ci crediamo tanto intelligenti perché realizziamo elicotteri tecnologici, ma non facciamo altro che copiare la tecnica del colibrì. Questa sua incredibile capacità permette al colibrì di nutrirsi del nettare e diffondere la vita portando il polline alle altre piante nella foresta amazzonica. Anche uccelli variopinti della foresta come pappagalli, parrocchetti e aree scarlatte danno vita ad altre fonti di cibo. I pappagalli sono molto importanti per l'ecosistema della foresta pluviale amazzonica perché contribuiscono alla dispersione dei semi. In pratica mangiano i semi che poi espellono nel posto in cui si trovano. Ci sono persino alcune piante i cui semi non riuscirebbero a germogliare e a crescere se non passassero prima attraverso l'apparato digerente dei pappagalli. Certo, a noi affascina più il fatto che questi uccelli riescano a emettere suoni molto simili ai nostri. Si esprimono con un tono più basso rispetto a molti altri uccelli e i loro suoni si avvicinano molto alla voce umana. Per non parlare dei loro colori. Splendidi e appariscenti, contribuiscono ad attirare il sesso opposto. Bellezza e intelligenza, non è tutto quello che si cerca in un compagno? Tra poco scoprirete quanto sono forti le mascelle del leopardo. E inoltre, perché l'elefante è l'animale più importante nel Serengeti. Si estende per 31.000 km²
e ospita un'ampia varietà di animali. Il suo nome deriva dalla lingua Masai. Significa pianura sconfinata. Nel Serengeti vivono circa 70 grandi animali terrestri e 500 specie di volatili. Comprende foreste, paludi, praterie, boschi e altri tipi di terreno. È la casa di molti grandi felini, ad esempio leoni, leopardi e ghepardi. Ciascuno svolge un ruolo ben preciso nell'ecosistema del Serengeti. I tre grandi felini dell'ecosistema del Serengeti si spartiscono il territorio. Il ghepardo, di fatto, è un animale completamente diurno. Significa che è attivo soltanto durante il giorno. Il leopardo esce soprattutto di notte, mentre il leone caccia in parte di giorno, ma anche con il buio. Non sono in concorrenza tra loro, nonostante vivano tutti nello stesso posto. Il ghepardo mangia animali più piccoli. Il leopardo punta alla fascia intermedia, mentre il leone è un animale da caccia grossa. Le loro caratteristiche rispecchiano le loro abitudini di caccia. Il ghepardo ha un'ottima visione diurna, ma quella notturna non si avvicina neanche a quella del leopardo. La struttura dell'occhio di quest'ultimo gli permette di vedere nell'oscurità. Ciascun felino ha un corpo adatto a sopravvivere nel suo ambiente. Il leone ha muscoli più potenti degli altri. E infatti riesce ad abbattere animali molto grandi. La forza della mascella è invece il punto di forza del leopardo, che arriva a trascinare ogni preda sugli alberi. Ha anche delle spalle molto forti, quindi quando trascina qualcosa sfrutta la mascella per mantenere la presa e la forza nelle spalle per arrampicarsi tra i rami. Il ghepardo è più leggero degli altri due, questo gli permette di scattare a tutta velocità per catturare prede estremamente rapide nella savana. Essendo il re della giungla, il leone non ha concorrenza nel Serengeti, tranne che per un animale. Nella caccia, la iena maculata è il maggior rivale del leone, perché quando un leone ha una carcassa può dividerla con altri 3 o 4 leoni, ma le iene riescono ad arrivare anche in branchi di 50, e così le mascelle diventano troppe. Il leone quindi uccide una iena ogni volta che può. Tra le due specie c'è un odio profondo. Credo che se questi tre grandi felini scomparissero dal Serengeti, alcune prede probabilmente si riprodurrebbero senza controllo. Tra tutti gli animali del Serengeti, ce n'è uno dall'impatto incomparabile. È una cosiddetta specie chiave. E questo animale è l'elefante. Questo pachiderma arriva a mangiare fino a 160 kg di cibo al giorno. Di fatto, falcia l'erba del Serengeti, lasciando spazio per la crescita di nuovi semi, dando la possibilità agli altri animali di nutrirsi e sopravvivere. Se non ci fossero loro a mangiare tutti quei cespugli e piccoli alberi, il Serengeti non sarebbe più una prateria, ma si formerebbe un sottobosco o persino una piccola foresta. E avrebbe un impatto del tutto diverso sull'intero ecosistema. Se nel Serengeti non ci fossero gli elefanti, non ci sarebbe neanche il Serengeti. Abbiamo visto come interagiscono gli animali del Serengeti. Dai grandi felini predatori agli erbivori che fungono da prede, fino ad arrivare alla gigantesca specie chiave dell'elefante. Ogni animale è una tessera piccola ma fondamentale nell'elaborato puzzle che forma il Serengeti. Basterebbe togliere una tessera per rendere l'intero puzzle incompleto. E l'impatto sull'ecosistema sarebbe inimmaginabile. Adesso scoprirete come la reintroduzione del lupo grigio ha cambiato il Parco Nazionale di Yellowstone, influendo persino sulla vita dei grizzly. Yellowstone forse è il più famoso parco nazionale americano,
si estende per 9.000 km quadrati nel Wyoming e in parte del Montana e dell'Idaho. È universalmente riconosciuto come un tesoro inestimabile del continente nordamericano. Un vecchio canto popolare afroamericano recita: l'alluce è unito all'osso del piede, l'osso del piede è unito a quello della caviglia, e così via. Beh, lo stesso principio è valido nel mondo degli ecosistemi. Ogni forma di vita è collegata alle altre forme di vita. Nel Parco Nazionale di Yellowstone ci sono centinaia di specie di mammiferi, uccelli, rettili e pesci. E sono tutti collegati. Un mammifero dall'impatto notevole nella zona è il lupo grigio. L'uomo ha sterminato questi lupi a metà degli anni 20 perché erano predatori pericolosi per il bestiame. La loro eliminazione ha avuto un enorme impatto sugli altri animali e sulla vegetazione. Gli studiosi definiscono questo effetto cascata trofica. Eliminando una specie importante di quell'ecosistema, c'è un effetto a cascata, da cui il nome, che scende lungo la catena alimentare. I lupi mangiano i cervi. Quando hanno eliminato i lupi, i cervi si sono moltiplicati. E così facendo, il cervo ha influito su altri membri dell'ecosistema locale, in questo caso la vegetazione. I cervi hanno avuto un effetto deleterio su pioppi e altri alberi, e questo a sua volta ha causato grosse difficoltà agli animali che dipendevano da quelle piante, per esempio i castori. Senza i castori che costruiscono dighe formando degli stagni, ogni genere di rettile e di anfibio andrebbe in difficoltà, perché vive e si nutre in quegli ambienti, ma la cascata trofica continua. I lupi uccidono i coyote, che vedono come rivali per le prede. Senza i lupi, i coyote iniziano ad aumentare di numero e a mangiare più prede. Questo ha conseguenze su volpi e tassi, a cui non resta molto da mangiare. Senza i lupi che forniscono carcasse fresche da rubare, l'orso grizzly resta più a lungo in letargo dopo l'inverno, a causa della mancanza di fonti di cibo. Di conseguenza, cervi e bisonti possono pascolare indisturbati, lasciando meno erba agli altri. Il riconoscimento dei profondi effetti che sono seguiti all'eliminazione dei lupi ha portato alla loro reintroduzione a Yellowstone nel 1995 e il processo della cascata trofica è ricominciato, questa volta al contrario. La popolazione in eccesso dei cervi è diminuita grazie ai lupi. I grizzly hanno ripreso a risvegliarsi prima in cerca di cibo. L'habitat che era stato distrutto dai grandi erbivori è stato ripristinato a vantaggio delle altre creature. E così via, lungo la catena. Quindi l'interdipendenza di tutti questi organismi è molto profonda. E quando se ne toglie uno abbiamo effetti negativi su tutti gli altri abitanti dell'ecosistema. Adesso è arrivato il momento del nostro quiz. Scoprirete quanto ne sapete davvero su alcuni di questi straordinari animali. Il nostro quiz prevede 3 domande. Provate ad indovinare. Pronti? Partenza? Via! Prima domanda. Qual è l'animale più pesante al mondo? L'elefante? La balenottera azzurra? O il calamaro gigante? La risposta è la balenottera azzurra, dal peso di circa 200 tonnellate. Seconda domanda. Quale tra questi animali ha il cervello più grande? Lo scimpanzé? Lo struzzo o l'alligatore? La risposta è lo scimpanzé. Bene, ultima domanda. Qual è l'animale più peloso al mondo? La lontra marina?
la tarantola o il cavallo? La risposta è la lontra marina, con circa 4 milioni di peli per centimetro quadrato. Spero che abbiate risposto correttamente. È tutto per oggi. Alla prossima puntata!